Felicità, gioia, entusiasmo, passione, spontaneità sono argomenti di cui la psicologia ha iniziato a occuparsi solo da pochi decenni. E questo perché in realtà proprio evolutivamente il nostro cervello è settato in qualche modo spesso sulle esperienze negative. Ne parlavo un po' di tempo fa con una mia carissima docente, bravissima, e mi diceva, giustamente Roberto, vedi, noi siamo abituati ad avere a che fare con esperienze negative, anche per una sorta di abitudine cerchiamo di ritornare spesso lì dove stiamo male. E quindi ritorniamo sui pensieri negativi, andiamo a rimuginare, stazioniamo troppo a lungo in quelle che sono emozioni disfunzionali come tristezza, rabbia, paura. Anche il nostro vocabolario per descrivere le sensazioni e le emozioni negative è molto più vasto rispetto a quelle positive. Però oggi voglio darti tre piccoli suggerimenti per riuscire a coltivare meglio all'interno della nostra vita gioia, allegria, propositività ed entusiasmo. Sono sicuro che anche tu ne conosci molti altri e ti invito a scriverli qui nei commenti perché così possiamo migliorare da questo punto di vista. Primo, sposta il tuo focus di attenzione. È esperienza comune che se tu all'interno della tua stanza ti focalizzi solamente sull'angolino buio e sporco sotto il letto, comincerai a pensare che tutta la stanza è così, che tutto l'appartamento è così, che tutto il mondo è così. Questo significa che siamo noi artefici del nostro focus di attenzione e se all'interno della tua vita sposti questo focus non solamente su ciò che manca, non solamente su quello che ancora non sei riuscito a fare, non solamente su ciò che di negativo c'è, ma anche su tutto ciò per cui tu ti puoi sentire già felice, già grato oggi, comincerai a fare entrare in circolo all'interno del tuo cervello e del tuo corpo una serie di sostanze che servono per innalzare il tuo umore e per produrre positività e allegria all'interno della tua vita. Seconda cosa, coltiva l'armonia e fai delle attività carica batterie. Per me può essere suonare la chitarra, andare in montagna, stare con gli amici. Per te può essere qualsiasi cosa che, anche se di per sé non ti porta ad un vantaggio immediatamente economico, ti dà la possibilità di sentirti bene. Sono quelle attività che quando hai terminato stai benissimo. Può essere il giardinaggio, l'uncinetto, cucinare, tutto ciò che ti serve per sviluppare endorfine e per stare bene. Terzo, definisci i tuoi valori e i tuoi obiettivi. Una vita felice e piena è una vita che è in linea con i tuoi valori, con ciò che di importante conta di più nella tua vita, perché altrimenti potrai ottenere grandi risultati, ma avrai sempre un senso di insoddisfazione. Viceversa, quando ti sono chiari valori e obiettivi, vai dritto come un treno verso ciò che ti serve e verso la tua realizzazione. Ne abbiamo già in parte parlato e continueremo a farlo all'interno della nostra community, PsyLife, la community di chi vuol vivere alla grande. Ti invito quindi ad iscriverti per approfondire questi argomenti e per diventare la versione migliore di te stesso. Ricordati, come diceva Goethe, che la gioia e l'amore sono le ali per le più grandi imprese. Ciao e buona vita!